Effemeri Effemeri risolviamo contro Atletico San Lorenzo. Il punteggio di 4-2 cambia in questo momento. 5-2 vanno in rete con Geppino Marino. Cambia ancora il parziale, quindi 5-2 appena sono entrati in diretta. Stanno guidando contro il San Lorenzo. Ultima partita di questa serata fredda qui ai Kennedy. 5-2, quindi il momentaneo punteggio a sfavore del San Lorenzo. Attenzione all'offensiva dei ragazzi casacca blu, che provano ad andare, il dribbling che non riesce sulla linea di fondo. Ancora il pallone che viene rimesso in mezzo, il dribbling, la palla che viene gestita, il destro, il portiere che blocca con calma in due tempi di lancio, tutto solo dall'altra parte l'attaccante. Ottima chiusura, attenzione, la palla che viene gestita con calma dall'autore del gol, che con calma allarga il gioco. Il punteggio di 5-2 ha sicuramente sfavorito i ragazzi del San Lorenzo, che hanno poche motivazioni adesso per tentare il recupero, visto che premono ancora sul pedale dell'acceleratore gli avversari. Gli africani. Scappa dall'altra parte Savoia, che ha appeso una pagella e sarà richiamato severamente da Trinchillo. Sì, stupidito Savoia oggi. Sarà la sera, sarà il freddo. Infatti sì. Tutto il bene. Prova adesso l'offensiva. I giocatori la risolviamo, ma si sfuma. Allora dall'altra parte già il San Lorenzo, il pallone che però termina in angolo. Ci sarà la calcio d'angolo a favore del San Lorenzo, il pallone che viene messo dalla bandierina. Il blu se ne risolviamo, il San Lorenzo perde. E infatti ecco il tiro. Ragazzi, risolviamo. Grazie. Il pallone che viene allargato. Prova il San Lorenzo a imbastire questa nuova offensiva. Il tiro dalla distanza. Becca un difensore. Per FM risolviamo. Il break. 3 contro 1. Attenzione al contropiede. Esposito. Palla al piede. Il destro. Sinistro. È ambipiede. È bidestro. Nicolella è stremato. Guardate la faccia di quest'uomo. Dopo 4 ore di arbitraggi, vede Heidi in campo. Neanche quanto manca. Attenzione a San Lorenzo che prova questa offensiva, ma come vedete il gioco racconta di poche emozioni in mezzo al campo. Sicuramente il punteggio ha demotivato, come abbiamo detto, gli uomini del San Lorenzo. E poi gli FM risolviamo. Attenzione, c'è stata questa scaramuccia. Nicolella che, come abbiamo detto, forse sarà stanco. Fischiato un fallo al vento. Calcio di punizione a favore del San Lorenzo. Vediamo se almeno questa occasione può riaprire il match. Può riaprire la gara. Calcio di punizione. Parte il tiro. La deviazione. Quella che viene messa fuori. Calcio d'angolo. Vediamo quest'ultima occasione. Pallone gestito fuori. Attenzione. Il tiro dalla distanza. Palla che si vede sul fondo. Interrompiamo qui il nostro collega.